Un saluto dalla redazione del GR Asia in studio Marco Paganelli. Apriamo con gli esteri. Aumenta la tensione tra Londra e Mosca. Il Cremlino ha respinto l'ultimatum, scaduto nella notte, di Downing Street relativo alla richiesta di spiegazioni credibili sul caso Skripal. Il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ha sottolineato che sono in corso i preparativi per rispondere ad eventuali sanzioni del Regno Unito. Il capo della diplomazia di Mosca, Sergei Lavrov, ha invitato Downing Street a rispettare la convenzione dell'OPAC sulle armi chimiche, domandando di fornire maggiori dettagli sull'avvelenamento dell'ex spia del KGB e di sua figlia. Veniamo in Italia. Milano non si candida alle Olimpiadi invernali del 2026. Lo ha detto il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala, rispondendo alle domande dei giornalisti. Noi non ci facciamo avanti, ha spiegato. La designazione spetta al CONI. Se quest'ultimo ritenesse che Milano fosse una buona candidatura, guarderemmo con interesse alla cosa. Sentirò più avanti Malagò. E chiudiamo con una notizia appena battuta dalle agenzie. La TV inglese BBC ha riferito che la Gran Bretagna ha chiesto una riunione straordinaria, urgente, del Consiglio di sicurezza dell'ONU sul caso della spia russa avvelenata, a parere di Downing Street, da Mosca. L'emittente ha aggiunto che l'incontro si terrà al Palazzo di Vetro di New York oggi alle 20, ora italiana. Continueremo a seguire gli sviluppi anche di questa vicenda. Intanto per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto. Ci risentiamo nel prossimo appuntamento delle GR Asi.